La morte del piccolo Loris è stato un delitto d'impeto e quanto emerso alla Corte d'Assise d'Appello di Catania nella terza udienza del processo a carico di Veronica Panarello. Gli operatori ecologici di Vittore Deiri, stato di agitazione alla base della decisione, oltre al mancato rinnovo dei contratti a 20 stagionali, anche l'acconto della mensilità di ottobre. Per l'onorevole Giorgio Assenza la risposta del commissario libero consorzio Dario Cortabellotta per la ripresa dei servizi e il trasporto assistenza disabili è esauriente, oltre che apprezzabile. Gli aromi in penombra e periferie con i cani randagi per il gruppo Partecipiamo e questa purtroppo la Ragusa 5 Stelle che continua ad essere sorda e inadeguata. L'associazione Donna Sud Vittoria per il terzo anno consecutivo torna al carcere di Aguse con un progetto per la rieducazione e il recupero dei detenuti dal titolo Educare alla parità. Rieccoci e benvenuti a un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia, vicenda Loris, dunque la porta del piccolo Loris Stivale è stato un delitto di impeto, lo ha stabilito ed è emerso dalla Corte d'Assise di Appello di Catania durante la terza udienza del processo sull'omicidio di 4 anni fa a Santa Croce Camerina, chiesta quindi per la madre, appunto Veronica Panarello, la conferma della condanna a 30 anni di reclusione. Un delitto di impeto è quanto emerso alla terza udienza al processo in Corte d'Appello di Assise a Catania. Un delitto di impeto, quello che causò appunto la morte del piccolo Loris, l'unica responsabile rimane ancora la madre, Veronica Panarello, nei cui confronti il sostituto procuratore generale Maria Schettino ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione, sentenza che era stata emessa nell'ottobre 2016 dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Ragusa. Prossima udienza del processo, celebrata a porte chiuse, è stata fissata al 15 febbraio 2018. Intanto una messa per il bambino di Santa Croce, così tragicamente strappata alla vita, sarà celebrata questa sera presso la chiesa madre del centro ibleo. È stata un'iniziativa del padre, Davide Stival, proprio nell'anniversario del tragico evento, il quale ha anche invitato coloro che avevano voluto bene al figlio a partecipare alla funzione religiosa. Anche Veronica Panarello avrebbe manifestato l'intenzione di essere in qualche modo presente a quello che è alla fine un anniversario che fa riemergere il dolore. E in che modo presente? Sicuramente facendo portare al cimitero dei fiori dal nonno materno di Loris. A Ispica i carabinieri denunciano un cittadino marocchino per abusivismo commerciale. Aveva in pratica piazzato una bancarella su un marciapiede, sequestrata la merce per un valore di circa 4.000 euro. Nel corso di servizi mirati alla lotta all'abusivismo commerciale, a Ispica i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 26 anni che aveva introdotto in città prodotti contraffatti per la vendita, per lui anche l'accusa di ricettazione. Durante i controlli del territorio, nell'ambito appunto dell'operazione Ispica Sicura, i militari hanno notato il giovane di colore in via statale, intento a vendere in una bancarella improvvisata sul marciapiede, svariati capi di abbigliamento, in particolare giubbotti di note marche e scarpe sportive di alto valore, naturalmente con insegne e griffe contraffatte. La pattuglia in servizio ha quindi controllato sia l'uomo che la merce esposta, appurando la provenienza furtiva dei prodotti in vendita, oltre alla totale assenza di targhette identificative. Tutta la merce dal valore di circa 4.000 euro è stata pertanto sequestrata e il giovane marocchino denunciato a piede libero. In merito alla recente polemica vittoria tra il sindaco Moscato e l'avvocato Giuseppe Russotto sul trasferimento agli uffici del giudice di pace, riceviamo una lettera dello stesso Russotto. Non avevo intenzione, dice l'avvocato, di suggerire al comune cosa fare, ma credo che in una vera democrazia ogni cittadino sia libero di esprimere la propria opinione. Poi si tratta di un argomento specifico e, come nel caso in questione, l'opinione più che legittima e merita rispetto, se non per il cittadino, almeno per l'avvocato. Nessuna polemica dunque, dice Russotto, ci mancherebbe, ma semplice intervento interessato per l'avvocatura e anche per la cittadinanza, oltre che per la memoria di un amico, Luigi D'Amato, cui è intitolato l'ufficio. Non intendevo quindi coltivare alcuna polemica e non interverrò più. Certo, conclude Russotto, avrei gradito che il sindaco avesse comunicato con me direttamente, ma avendo anche il mio numero, ma forse era un po' irritato e non ha ritenuto di farlo.
Gli operatori ecologici di Vittoria sono in stato di agitazione alla base della decisione, oltre al mancato rinnovo dei contratti a 20 cosiddetti stagionali, anche il pagamento di solamente un acconto della mensilità di ottobre. La speranza a Vittoria era un Natale senza scioperi nel settore della nettezza urbana. Purtroppo pare che invece non sia così. Gli operatori ecologici alla ditta EF di Mister Bianco, infatti, regime di proroga del contratto, da ieri sono in stato di agitazione. Le motivazioni sono descritte nella lettera di apertura della procedura inviata al sindaco Muscati e al prefetto di Ragusa. Alla base della protesta è il mancato rinnovo dei contratti ad oltre 20 lavoratori stagionali, l'adeguamento dei livelli retributivi, ma soprattutto il pagamento di solamente un acconto della mensilità di ottobre, già in ritardo rispetto alla scadenza prevista per contratto il 15 del mese. A dire della segreteria provinciale della FIADEL, gli oltre 100 lavoratori parini sono esasperati e non possono più permettersi, tra virgolette, di andare a lavorare perché non hanno i soldi per il carburante per recarsi sul posto di lavoro. Una situazione gravosa, dicono dalla FIADEL, che genera danni economici e ripercussioni familiari non indifferenti, oltre che malumori, specie in questo periodo ricco di scadenze prossime alle festività natalizie. Da martedì 5 dicembre inizieranno quindi le assemblee sindacali di 2 ore durante l'orario di lavoro, per poi proclamare una serie di scioperi dal 15 al 22 dicembre. Il Comune di Vittoria si apre sempre più a nuove tecnologie, favorendo così al massimo la cittadinanza. Lo afferma il capogruppo di sviluppo Ebleo Biagio Pellegre, commentando la presentazione di ieri del portale Tributi. La presentazione del nuovo portale web sui tributi per favorire lo snellimento nel pagamento di IMU e TASI rappresenta una conquista di notevole spessore per i contribuenti vittoriesi. È quanto dichiarato dal capogruppo di sviluppo del Consiglio Comunale Biagio Pellegre dopo la presentazione ieri a Palazzo Iacono del portale tributi, che si prefigge di abbattere le fila dinanzi allo sportello per informazioni e chiarimenti proprio sugli argomenti riguardanti i tributi locali. Il percorso portato avanti da questa amministrazione, commenta Pellegre, apre le porte ad un nuovo modo di interagire con la cittadinanza, che è destinata a ricadute interessanti e che può riservare un futuro più agevole per l'espletamento di adempimenti burocratici che, allo stato attuale, fanno perdere a tutti tempo prezioso. In questa ottica, continua Pellegre, anche l'esercizio della democrazia partecipata con i cittadini che hanno scelto i progetti da finanziare rappresenta un altro grande passo in avanti. Una strada quindi che permetterà alla città, conclude l'esponente di sviluppo Ebleo, di recuperare il gap che si è accumulato in tanti anni di disinteresse da parte di chi ha amministrato rispetto a certe problematiche. Il servizio di trasporti e assistenza agli alunni e disabili in provincia avrà una precisa continuità. È quanto dichiarato dal commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Dario Cortabellotta, dopo le sollecitazioni avanzate in una lettera dall'onorevole Giorgio Assenza. È stato disposto il prosieguo dei servizi integrati di assistenza e trasporti in favore degli alunni affetti da disabilità. Con una nota di questo tenore inviata all'onorevole Giorgio Assenza, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Dario Cortabellotta, comunica che è stata disposta la continuità dei servizi. Era stato proprio il deputato regionale di Comiso a sollevare il problema, con una lettera del 13 novembre scorso indirizzata allo stesso Cortabellotta, con la quale chiedeva di non interrompere, anzi potenziare il servizio di trasporto e assistenza per questi soggetti. E stamane la risposta del commissario Libero Consorzio è stata puntuale, con la precisazione che la prosecuzione dei servizi è stata disposta sino al 28 marzo 2018. Esprimo soddisfazione, ha dichiarato subito Assenza, per un primo atto che ritengo di grande importanza civile e auspicando che la Regione impegni presto le ulteriori somme necessarie a garantire i servizi per l'intera durata dell'anno scolastico. Via Roma, Ragusa, in penombra e periferie con i cani randagi. Per il gruppo Partecipiamo, in pratica continuiamo ad avere un'amministrazione sorda e inadeguata, col centro appunto in via Roma triste, mentre nelle periferie non c'è ovviamente altro tenore. Dire che i grillini vorrebbero governare perfino in Europa. La sera in via Roma a Ragusa sul Ponte Nuovo si avverte un senso di tristezza, con le luci soffuse e qualche eroico passante che sfida la penombra, avventurandosi nella via che un tempo era il centro del passeggio del commercio. E quanto affermano dal gruppo Partecipiamo, a dire del quale la progettazione dell'illuminazione è fondamentale nei contesti urbani, ma se il centro è triste ci sono altre zone cittadine che non stanno meglio.
e sono quelle che continuano ad essere frequentate da branchi di cani che ormai da anni e malgrado mille denunce e interrogazioni rivolte ad un'amministrazione comunale sorda e inadeguata imperversano da nord a sud della città. A questo proposito, chiariscono, da partecipiamo, all'ultima diffida di un gruppo di cittadini, il comune ha risposto che conoscono i cani e li hanno individuati, ma i vari tentativi di cattura sono andati a vuoto. Quindi i 5 Stelle sono impotenti davanti ai cani, ma hanno la pretesa di governare regioni, Stato e perfino l'Europa. Oltre al buio e alle macerie, concludono, da partecipiamo, l'unica nota lieta è la certezza che tra pochi mesi andranno a casa. Per il terzo anno consecutivo l'associazione di Vittoria Donne a Sud torna in carcere con il progetto per la rieducazione e il recupero dei detenuti. Progetto dal titolo Educare alla parità, ufficialmente partito ieri attraverso appuntamenti che saranno settimanali e si protrarranno fine a primavera. È il terzo anno consecutivo che Donna Sud di Vittoria torna in carcere a Ragusa nell'ottica della prevenzione e della riabilitazione di chi ha sbagliato e che spesso non si rende conto né del come né del perché. Il concetto di parità non è ben calibrato in questi uomini, spiegano dall'associazione Ipparina, perché sono cresciuti in un ambiente che le ha portate a credere nel fatto che la donna a certe cose non le possa né le debba fare. Quindi va spiegato loro cosa vuol dire essere uomo ed essere donne attraverso un lavoro di valutazione conclusivo, cercare di capire se è passato il messaggio dell'importanza di aprirsi al mondo guardandolo da una nuova prospettiva dopo aver rimodulato le competenze e i sistemi percettivi della realtà. E dunque educare alla parità è il titolo del progetto ufficialmente partito ieri attraverso appuntamenti settimanali, si protrarrà fino in primavera. All'iniziativa in carcere hanno preso parte la dottoressa Rosetta Noto e l'attrice Tiziana Bellassai, che ha letto due monologhi davvero toccanti, tratti dal libro Feriti a morte di Serena Dandini, due storie di donne maltrattate e uccise che hanno commosso circa 40 detenuti presenti. I nomi più gettonati in Sicilia sono Giuseppe e Aurora, lo rivela un'indagine dell'Istat dove per i maschi vince la tradizione, mentre per le bambine c'è libertà di scelta. Era stato scalzato dal primo posto, ma poi è tornato a primeggiare. Giuseppe è il nome che i genitori siciliani scelgono solitamente per il figlio maschio. È stato così l'anno scorso e negli ultimi 10 anni, tranne che nel 2014, quando è stato scalzato da Francesco in omaggio al nuovo Papa. Per le femmine invece vince Aurora, dove i genitori siciliani si concedono ampie libertà di scelta. E quanto emerge da un'indagine Istat sulla natalità e fecondità delle popolazioni residenti, con la conferma della predilezione delle famiglie per i nomi più tradizionali, almeno per quanto riguarda i maschi che in genere eredita il nome del nonno paterno. Dopo Giuseppe e Francesco, l'Istat ci dice anche che tra i primi 10 in classifica ci sono Salvatore, Andrea, Gabriele, Mattia, Alessandro, Giovanni, Lorenzo e Leonardo. Per le femminucce, dopo Aurora, spunta invece Sofia e Giulia, seguite da Giorgia, Greta, Ginevra e Chiara. Secondo i semiologi, si tratta di nomi che raccontano una storia, un luogo e un'origine. Forse i genitori hanno deciso ormai di farsi guidare dal buonsenso e di scegliere un nome vicino e familiare, al posto di quelli dei protagonisti dei film d'azione o delle telenovelle. In altre parole, meglio Giuseppe che Kevin, che non sanno neppure come si scrive. In occasione della giornata mondiale della disabilità in programma il prossimo 3 dicembre, l'INAIL di Ragusa, l'associazione Oltre l'ostacolo, la cooperativa Esistere, associazioni Petali del Cuore, oltre all'Osservatorio Civico, hanno programmato una serie di appuntamenti mirati a sensibilizzare appunto l'opinione pubblica sul tema della disabilità. Manifestazione che si terrà a venerdì 1 dicembre al Palaminardi di Ragusa dalle 8.30 alle 13.30. In campo previste diverse attività come il tennis da tavola, poi tiro con l'arco, scherma, judo e verrà presentata anche la squadra di basket INAIL della Passalacqua a Ragusa. L'ASD Basacche di Ragusa non ha voluto essere da meno nel fornire un proprio contributo in occasione della giornata, appunto il 25 novembre, contro la violenza sulle donne. Ha infatti organizzato con il suo maestro Baglieri una speciale lezione sulle tecniche di difesa personale.
Anche la SD Basacche di Ragusa al fianco delle donne per diffondere in occasione dello scorso 25 novembre un messaggio specifico, ovvero la palestra non serve solo per mantenersi in forma, ma un fisico forte e atletico con qualche basilare nozione di arti marziali può servire sempre per destreggiarsi al meglio in caso di pericolo. Ecco perché nei giorni scorsi è stata tenuta una lezione da parte del maestro Salvo Baglieri, durante la quale sono state illustrate e spiegate alcune nozioni basilari legate proprio alle tecniche di difesa personale. Occorre far comprendere, ha spiegato lo stesso Baglieri, che il judo, come difesa personale, non è violenza, bensì autocontrollo per riportare l'eventuale aggressore alla ragione. Durante la lezione ci si è quindi organizzati per fare in modo che una manifestazione potesse tenersi all'interno di una palestra e il risultato è andato oltre le più ottimistiche previsioni. E ci ha fatto piacere, ha concluso Baglieri, che risultano sempre di più le realtà nel ragusano che sono sintonizzate sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Momento di fermarci, a dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. La morte del piccolo Loris è stato un delitto d'impeto, e quanto emerso alla Corte d'Assise d'Appello di Catania nella terza udienza del processo a carico di Veronica Panarello, chiesta per la madre del bambino la conferma della condanna a 30 anni di reclusione, oggi ricorre intanto il quarto anniversario di quel tragico episodio che fece piombare Santa Croce Camerina in un incubo dal quale fatica a liberarsi. Gli operatori ecologici di Vittorio Deiri, stato di agitazione alla base della decisione, oltre al mancato rinnovo dei contratti a 20 stagionali, anche l'acconto della mensilità di ottobre. Le motivazioni illustrate in una lettera di avvio della procedura inviata al sindaco Moscati e al prefetto di Ragusa. Dal 5 dicembre le assemblee sindacali di 2 ore in orario di lavoro, con gli scioperi previsti dal 15 al 22 dicembre. Per l'onorevole Giorgio Assenza la risposta del commissario libero consorzio Dario Cortabellotta per la ripresa dei servizi e il trasporto assistenza disabili è esauriente oltre che apprezzabile. Era stato infatti il deputato regionale di Comiso a sollevare il problema con una lettera indirizzata allo stesso Cortabellotta dove chiedeva di non interrompere i servizi, anzi di potenziarli, e la risposta è arrivata puntuale. Di Roma in penombra e periferie con i cani randagi per il gruppo Partecipiamo e questa purtroppo la Ragusa 5 Stelle che continua ad essere sorda e inadeguata. Ma se il centro con via Roma è triste, anche nelle periferie non c'è allegria, dove imperversano branchi di randagi che dal comune fanno sapere non riescono a catturare e dire, dicono da Partecipiamo, che i grillini vorrebbero governare anche in Europa. L'associazione Donna Sud Vittoria per terzo anno consecutivo torna al carcere di Ragusa con un progetto per la rieducazione e il recupero dei detenuti dal titolo Educare alla parità. Va loro spiegato cosa vuol dire essere uomo e essere donna attraverso un lavoro di valutazione conclusivo, far capire anche il messaggio dell'importanza di aprirsi al mondo, al via anche degli appuntamenti settimanali sul tema. TG Catania termina qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.